E rieccoci in diretta, 12:26 minuti, siamo arrivati quasi alla fine, abbiamo ancora una mezz'oretta abbondante di programma, tantissimi ospiti e cambiamo ulteriormente argomento, parliamo di fotografia e di una mostra inaugurata ieri sera, Una luce per gli ultimi, con le fotografie di Matteo Biatta, che questa mattina è qui con me, che saluto, buongiorno! Buongiorno! Allora, com'è andata l'inaugurazione intanto? L'inaugurazione è andata molto bene. La poi dove soprattutto, perché esatto, non l'ho neanche detto. Esatto, la mostra è allestita presso la Sala Santi Filippo e Giacomo, in via Battaglia 61 qui a Brescia. L'abbiamo inaugurata ieri sera, è andato molto bene, c'era molta gente, c'è stata la presenza del vice sindaco e assessore alla cultura Laura Castelletti, perché c'è il patrocinio del comune di Brescia. Ottimo, devo dire che è una mostra, il titolo è Una luce per gli ultimi, io purtroppo ieri sera non c'ero, però tanto c'è tempo fino al 25 di gennaio per vederla, quindi passerò sicuramente a fare un giro. Il tema è importante, ma anche, diciamo così, il ricavato delle eventuali offerte è importante, giusto? Esattamente, il tema è questo. Io ho conosciuto Fra Fiorenzo Priuli, che è un frate chirurgo, diciamo, di Capo di Ponte, che dal 69 lavora in Africa ed è direttore dell'ospedale di Tanghetà, che è in Benin, sotto il Burkina Faso. Ho conosciuto lui, mi ha parlato di dell'attività che fanno all'interno di questi ospedali e ho deciso di realizzare un reportage all'interno appunto di questi ospedali. Uno è a Fanyan nel sud del Togo, l'altro è a Tanghetà appunto nel nord del Benin, e dalle 15.000 immagini scattate ne sono state selezionate 31 che sono finite appunto in questa mostra, e abbiamo stampato il catalogo della mostra, e il catalogo della mostra viene venduto con un'offerta minima e il 100% del ricavato viene dato all'associazione Uta Onlus, che si occupa di sostenere gli ospedali di Afanyan e Tanghetà. Beh, complimenti, visto che l'ingresso alla mostra chiaramente è libero, però io invito chi viene a acquistare appunto questo catalogo, a fare un'offerta il più possibile generosa, seconda poi ciascuno delle proprie possibilità, perché ben sapete che questi soldi, insomma, andranno laddove ce n'è veramente bisogno. Mi piacerebbe però chiederti due cose. Intanto, com'è stata l'esperienza tua africana? Perché tu è vero che sei sceso a fare le fotografie, ma automaticamente, umanamente, sarai rimasto poi comunque coinvolto, no, da quello che vedevi. Sì, è stata un'esperienza molto positiva dal punto di vista professionale, ovviamente, perché anche se in questi 10 anni di attività sono venuto comunque a contatto con situazioni di sofferenza, chiaramente in Africa tutto è spaventosamente amplificato. E poi è stata un'esperienza molto positiva e molto importante dal punto di vista umano, perché chiaramente si viene a contatto con delle realtà che abbiamo sempre visto in televisione, abbiamo sempre visto in fotografia, abbiamo visto in filmati, però insomma esserci è decisamente un'altra cosa. E la cosa molto importante ed estremamente positiva che ho portato via dall'Africa e che mi sono portato in Italia e che porterò con me per sempre è l'incredibile forza di volontà e l'incredibile forza che hanno nell'affrontare la malattia, che è spesso una malattia molto grave, con pochissimi mezzi, nella povertà più assoluta, ma senza mai avere rancore, rabbia per le parecchie sfortune che purtroppo hanno. Noi qua che ci lamentiamo per il raffreddore, no? Abbiamo un sì, po' ecco, di influenza, ecco, esatto, era proprio quello che intendevo dire. Là ci sono là purtroppo muoiono a volte per malattie per cui noi non moriremmo assolutamente. Per esempio là è molto alta la percentuale di morti per malaria. Da noi, cioè, da noi non esiste, ma se noi andando in Africa ci ammaliamo di malaria è difficile che le cose vadano in maniera grave. Chiaro. Ecco. E poi purtroppo invece hanno delle malattie molto gravi che qui da noi o sono state debellate. Per esempio là c'è molta poliomielite. Che da noi non esiste. Di tubercolosi forse c'è ancora. Di tubercolosi ce n'è moltissima. E nel periodo di secca, che nel caso di Tanghetà dura 9 mesi su 12, hanno diversi casi di epidemie di meningite. E quindi sono malattie davvero gravissime che purtroppo in qualche modo non possono fronteggiare, quindi oltre al danno la beffa, perché davvero il mondo occidentale spende un sacco di soldi in vaccate e purtroppo tocca ai ragazzi di buona volontà come Matteo cercare di dare la goccia, perché si tratta di una goccia nel mare, però è una goccia importante, e speriamo che queste gocce poi siano sempre più numerose, perché davvero io credo, ne parlavo proprio anche ieri sera, si parlava della NASA e dei soldi che spende per i viaggi
spaziali. Dicevo, è incredibile come abbiamo questa curiosità di uscire e di spendere questi miliardi di dollari quando ancora non abbiamo sistemato neanche la terra su cui viviamo, perché ci sono tantissime realtà in cui questi soldi, se si facesse partire uno shuttle in meno, risolveremmo sicuramente il problema in uno stato africano. E questo non vuole essere una polemica o facile retorica, però purtroppo è così. È così. Credo, io non ci sono mai stato, però ho parlato con molti come te che ci sono stati, e devo dire che quando poi le vedi con gli occhi queste cose e con il cuore, poi non te le puoi dimenticare, non puoi restare indifferente, no? Assolutamente no. Una cosa che vorrei dire è che dunque gli ospedali sono stati costruiti alla fine degli anni 60 in un contesto ambientale molto difficile, perché allora erano in mezzo alla foresta. Adesso c'è un paese che non è una città, però comunque ci sono delle baracche, per cui insomma non è proprio in mezzo alla foresta, e in un contesto sociale molto complicato, perché là, e questa cosa purtroppo c'è ancora, dal punto di vista sanitario l'autorità è lo stregone del villaggio, per cui chi va in ospedale da loro ha comunque ricevuto il permesso dello stregone. Spesso arrivano pazienti in condizioni disperate perché magari hanno una patologia relativamente semplice da curare, però magari viene tenuta senza essere curata per molto tempo, e quindi arrivano all'ospedale in condizioni disperate, ed è per questo motivo che spesso non riescono ad essere salvati. È un disastro, generale, e ripeto, non si può essere indifferenti. Per dare una mano da qua, uno dei modi può essere quello di acquistare appunto il catalogo, esatto, della mostra Una luce per gli ultimi, il cui ricavato andrà appunto all'associazione UTA Onlus. Io darei anche il sito www.uta96.it per avere ulteriori informazioni su quello che fa questa associazione. La mostra, lo ripetiamo, e sarà disponibile fino al 25 di gennaio presso la Sala dei Santi Filippo e Giacomo in via Battaglie numero 61. Non vedevo l'uno, numero 61 a Brescia. E naturalmente, oltre a godersi queste ottime fotografie, la possibilità di essere virtualmente vicini a quella realtà. Esatto. L'altra domanda che volevo farti è: ma come sei riuscito a selezionare da tutte le fotografie fatte quelle che poi sono andate in mostra? Quali parametri hai utilizzato? Allora, la selezione è quella che, anche se non si riesce a immaginare da fuori, è quella che occupa il maggior numero di ore, il maggior tempo. Fate conto che ho passato 26 giorni in Africa e ci ho impiegato circa un mese, quasi un mese e mezzo a metterle a posto. 15.000 fotografie, ragazzi. Sistemarle, selezionarle. Allora, sul selezionarle chiaramente si tagliano, si eliminano gli scarti, quelle che chiaramente non sono uscite bene. Dopodiché la cosa più difficile è selezionarne 31 sulle circa 5-6 mila che ho tenuto comunque in archivio, e questo lo si fa stabilendo un tema, una storia, e chiaramente cercando un filo conduttore tra tutte le immagini. Lì ho deciso di raccontare appunto la storia di questo ospedale dal punto di vista dei pazienti e dal punto di vista dei parenti dei pazienti che vivono nel giardino dell'ospedale durante il periodo di degenza. Per cui l'ospedale è strutturato con dei grandi giardini dove vivono, dove dormono, dove mangiano, dove si lavano, dove fanno tutto quello che devono fare i parenti dei pazienti. Per cui con le immagini ho fatto una selezione cercando proprio di raccontare questa storia. Poi è chiaro che la selezione più facile è la prima, quando dalle 5.000 bisogna tagliare, e pensando che per un'esposizione al massimo bisogna avere 30-31 immagini, non di più. Dopodiché quella più difficile è la selezione finale, cioè quando si arrivano ad avere 40-35 immagini e bisogna selezionarne 31, per cui purtroppo bisogna fare dei sacrifici. Beh, però intanto questa selezione esiste, e esatto, è inutile adesso parlare delle fotografie, perché invitiamo gli amici ad andarsene a vedere, perché parlare in radio di fotografie, insomma, è quantomeno è appunto inutile. Quindi io invito gli amici ad esserci, ad andarci, e ricordiamo magari gli orari, Matteo, così invitiamo gli amici a venire quando è aperta la mostra. Esattamente. Allora, visto che siamo nel weekend, è aperta
il sabato e la domenica dalle 10 alle 12. Troppo tardi. E dalle 16 alle 21. Quindi o stasera dopo le 4 fino alle 21 o domani appunto dalle 10 alle 12, dalle 16 alle 21. Esatto. Da martedì al venerdì invece. Da martedì al venerdì è aperta dalle 17 alle 20. Orari comodi quindi anche per chi lavora, perché esatto, dopo il lavoro si può venire a vederla. Sì. Insomma, esatto, la teniamo chiusa durante la settimana, durante gli orari di lavoro. Chiaro. Perché tanto comunque la gente in giro è poca, insomma. Ripetiamo, l'ingresso è libero. È libero. Però vi invitiamo caldamente ad acquistare il catalogo e a fare un'offerta giusta, per sapendo appunto che sono soldini che vanno a Uta Onlus per questi progetti, questi due ospedali, giusto? Esattamente, è in vendita appunto il catalogo con un'offerta minima di 10 euro e volendo, visto che c'è già capitato di venderle, sono in vendita le stampe. Ah, perfetto, perfetto, beh, ottimo. Anche e anche in questo caso i soldi vanno totalmente in beneficenza. Ragazzi, a me non resta nulla. Portarsi a casa un pezzo di mostra, esatto. Che è un ricordo bello, secondo me. Quindi verremo a trovarti sicuramente anche noi. Invece, per conoscere meglio il mondo di Matteo Biatta, dove indirizziamo un po' gli ascoltatori? Io ho un sito internet che è www.matteobiatta.it. Perfetto. E poi faccio parte del collettivo di fotografi italiani Buena Vista Foto, e su questo sito, su Buena Vista .it si trova il mio nominativo con il riferimento al mio sito di archivio che è sulla piattaforma Photoshelter. Ti auguro un buon anno per ora e naturalmente ci risentiamo. Buon lavoro. Buon anno a voi e grazie. Ciao Matteo.